Assemblea a Palazzo del Carmine da parte dei lavoratori del reddito minimo di inserimento, cosa è emerso? Allora, è emerso la problematica che esiste da 14 anni. Io devo ringraziare i lavoratori che hanno voluto fortemente questa assemblea, invitando i sindaci e i deputati regionali. Con rammarico accertiamo che sono stati solamente presenti l'assessore Cavaleri, l'assessore Sberna, il sindaco di Delia Gianfilippo e i consiglieri comunali Magri e un'altra consigliera. Su questo versante abbiamo fatto delle richieste importanti. Uno, che venga dato dignità e rispetto lavorativo ai lavoratori, quindi cambiando questa legge, per permettere appunto di evitare l'accumulo familiare del reddito. In più chiediamo che venga trasformato il rapporto di lavoro da lavoratori precari inesistenti a lavoratori con dignità, e dove vengono versati anche i contributi per affrontare una vecchiaia migliore. Ricordiamo quanti sono i lavoratori interessati a Caltanissetta. Allora, Caltanissetta sono all'incirca 450, mentre ne abbiamo un migliaio sul versante di Enna. Questa è una problematica che abbraccia le due province e quindi sono problemi da risolvere a livello regionale. E la conclusione di tutto è stato con l'impegno delle amministrazioni, quelli presenti, di creare un documento unitario insieme alla CGIL da portare alla Regione Sicilia e presentare ai deputati, al Presidente Crocetta, per risolvere definitivamente questa agonia di questi lavoratori. Qual è la situazione sul fronte gelese? Ma sul fronte gelese praticamente noi siamo 99 lavoratori che lavoriamo da 14 anni con la Regione e praticamente facciamo dei servizi essenziali tipo la manutenzione degli edifici pubblici, la segnaletica stradale, l'assistenza agli anziani e il verde pubblico. Da 14 anni noi che lavoriamo con i soldi della Regione, facendo del servizio ai comuni in nero, senza retribuiti. Noi praticamente, se la Regione non manda i soldi, noi non lavoriamo. Qual è a questo punto il prossimo atto? Il prossimo atto è che ci siamo ripromessi di rivederci il giorno 21, con la speranza che questa volta sia i deputati che gli altri sindaci non presenti questa sera possano intervenire e anche loro firmare questo documento unitario per portarlo alla Regione.